Due amichevoli, due vittorie, bilancio positivo per la nazionale femminile impegnata dal 2 ottobre scorso a Roma assieme alla Turchia in un training camp di preparazione per le gare di qualificazione ai campionati mondiali di Germania 2017. Con la testa già alle sfide contro Portogallo ed Israele nel fine settimana del 25, 26 e 27 novembre a Siracusa, le azzurre hanno mostrato segnali indubbiamente positivi nella doppia sfida contro le avversarie turche. Più combattuta la prima partita giocata il 4 ottobre scorso, vinta da Cappellaro e compagni col risultato di 28-24. Netta invece l'imposizione del team azzurro nel match giocato ieri 27-20 al termine di una gara che, fase iniziale a parte, ha sempre visto l'Italia condurne l'andamento. In definitiva 120 minuti di grande utilità nel corso dei quali lo staff tecnico della nazionale ha avuto modo di far ruotare tutte le giocatrici a disposizione, provando così varie soluzioni di natura tattica. Le gare di qualificazione ai mondiali intanto si avvicinano. Nel fine settimana, cerchiato il rosso sul calendario, come detto quello del 25, 26 e 27 novembre, si gioca a Siracusa, dove l'Italia affronterà prima Israele e poi Portogallo. Due match da disputare col fattore campo a proprio favore, un elemento questo che le azzurre proveranno a capitalizzare fino in fondo. Siamo preparati molto bene a quello che ci aspetta, che sono le qualificazioni per i mondiali contro Israele e Portogallo, e speriamo di fare bene. Sicuramente sia le ragazze che giocano all'estero che noi siamo molto motivate, in quanto siamo sempre state un gruppo unito sotto tanti punti di vista, cresciuto insieme comunque, e abbiamo condiviso tante cose e speriamo di fare del nostro meglio per poter raggiungere obiettivi sempre migliori. Si spera di poter far bene durante questa qualificazione e ovviamente che vinca il migliore, quindi ce la giochiamo. Sicuramente ci aspettano due partite molto difficili, anche se giochiamo in casa, però comunque dobbiamo sfruttare questa occasione che ci aspetta da, penso che da tanto tempo che ci aspettiamo una cosa del genere, e abbiamo al favore il nostro pubblico e dobbiamo fare bene. Sicuramente il nostro obiettivo è di qualificarci, di vincere queste due partite.